Umbria Sport Magazine. Umbria Sport Magazine. Insieme a mister Bernardi ai microfoni di Umbria Radio. Allora mister, complimenti per la vittoria. Battaglia doveva essere, battaglia è stata. Alla fine la spuntata Perugia. Ma ce lo aspettavamo, io l'avevo detto, questa partita la temevo moltissima. E noi siamo stati molto molto bravi i primi due set. Penso che abbiamo giocato un'ottima pallavolo. Il terzo loro sono rientrati. Chiaramente una squadra obbligata a fare punti per provare ad andare nei playoff. Era chiaro che rischiava un po' il tutto per tutto. E penso che dal terzo set in poi sia stata partita vera, perché anche il quarto set loro hanno avuto delle percentuali importanti sia in battuta che in attacco. Noi siamo stati molto bravi, perché anche sul 22-20 non ci siamo fatti prendere dall'ansia, non ci siamo fatti prendere dal nervosismo e abbiamo ricostruito il nostro gioco con due ottimi servizi, uno di Atanasevic e uno di Russell, che ci hanno permesso di vincere 3-1. L'unico rammarico è che oggi si perde un punto, un set, e quindi il quoziente per set favorisce ancora Trento, però ancora ci sono due giornate, siamo a pari punti, ce la possiamo ancora giocare. Ma ragazzi, parlare di rammarico nella pallavolo dopo che vinci 3-1 mi sembra un po' eccessivo, perché non è che possiamo pensare di poter vincere sempre 3-0. Quindi ben vengano questi tre punti, prendiamo quello che è di positivo e cerchiamo di prepararci, di migliorare dove possiamo migliorare. Nell'ultimo mese, a differenza del mese di gennaio, tanti chilometri, forse più tempo per strada che in palestra per Perugia. Quanto incide questo nella condizione fisica in vista dei playoff? Ma cerchiamo di farne una che ci porti nella miglior condizione possibile. Penso che non siamo solamente noi in questa situazione, ma sono anche le altre. Non sono mai stata una persona che ha cercato gli alibi, tantomeno li cercherò adesso. Lavoriamo. Penso che oggi i ragazzi abbiano dato una bella dimostrazione di forza, anche quelli che hanno viaggiato, anche quelli che sono magari un pochino più stanchi, e questo è l'importante. Alexander Atanasevic, rifugiati negli spogliatoi perché presi d'assalto dai tifosi, grande prestazione la tua, ma di tutta la squadra, che ha strappato i tre punti in un campo veramente molto difficile. Sì, sapevamo anche prima che loro giocano molto bene, ultimamente hanno vinto quasi tutte le partite, ovviamente era molto difficile, anche il terzo set avevamo la nostra opportunità quando era 20 pari a finire la partita, ma io ho fatto qualche errore in più in quel momento e alla fine niente, non siamo riusciti a finire con 3-0, ma tre punti su un campo molto difficile. Adesso si guarda subito a mercoledì, si gioca contro Milano, dobbiamo fare un'altra vittoria, solo così possiamo pensare di arrivare al secondo posto. Non ti piace parlare della prestazione personale, però ti faccio notare che nel primo set 6 tentativi di attacco, tutti a segno, 100%, davvero complimenti. Sinceramente non so ancora la statistica, allora non posso parlare, non posso dire niente, sono contento alla fine che abbiamo vinto, perché anche se perdiamo la mia prestazione non significa niente. Abbiamo giocato bene come la squadra, tutti insieme, abbiamo vinto, abbiamo visto anche che con il rientro di Butti sì, abbiamo fatto la differenza, niente, bravi noi. Ultima parola spesa per i tifosi, anche oggi sembrava di giocare in casa, più di 120 sirmaniaci giunti al palazzetto, la vittoria anche per loro. Tutto quello che dico per loro è sufficiente, perché secondo me, come ho detto tante volte, sono i migliori tifosi nel mondo, perché non esiste nessuna parte quando tu giochi fuori casa e senti solo le tue tifosi. Allora bravi loro e niente, spero di vederli anche a Milano.